eccoci qui, siamo nell'orto delle amicizie. È un orto in cui noi facciamo crescere insieme piante di diverso tipo. Anziché avere solo gli ortaggi, abbiniamo piante che con la loro vicinanza possono aiutarsi a crescere meglio. Le api sono importantissime per noi, come tutti gli altri insetti impollinatori che vengono attratti dal nasturzio, dalla calendula. Sono tutti i fiori che fanno bene perché attirano sia gli insetti impollinatori sia gli insetti predatori, come per esempio la coccinella. Qui ci sono le zucchine con i loro fiori, lì sotto c'è il basilico, pianta aromatica, c'è la menta che tiene lontane le formiche e abbiamo anche lasciato l'ortica. Perché direte voi che l'ortica punge? L'abbiamo lasciata perché arricchisce il terreno di azoto e le zucchine sono piante che hanno moltissimo bisogno di azoto. Oltre ai fiori e piante aromatiche, noi cerchiamo di fare in modo che le piante che abbiniamo siano accostate anche per l'aiuto che possono dare al terreno. L'ortica arricchisce di azoto, ma anche i fagiolini, che come tutte le leguminose arricchiscono il terreno di azoto. L'insieme di tutte queste piante fa sì che non ci sia mai il terreno scoperto. Il terreno rimane protetto, non si asciuga tanto e abbiamo bisogno di meno acqua. Possiamo vedere altre consociazioni. Il pomodoro lo abbiamo abbinato alla calendula e in questo caso anche al tagete. Anche qui abbiamo l'ortica e abbiamo messo anche l'erba cipollina. Avere tutte queste piante nell'orto aiuta le piante a crescere bene, a rischiare di essere meno malate, quindi non abbiamo bisogno di usare veleni. E quindi tutto questo ci aiuta ad avere un orto più in armonia con l'ambiente. Se non avete l'orto e avete solo un piccolo terrazzo, potete provare a mettere alcune piante in vaso, come vedete qui il basilico, il pomodoro e il tagete, che insieme si aiutano. Io spero di avervi fatto venire voglia di coltivare un orto delle amicizie e vi auguro buona giornata.